Buongiorno a tutti, io sono Elisa Casetta, lavoro per l'ente turismo di Alba Bra Langhe Roero. Sono qua come rappresentante dell'attività che facciamo sui social media per promuovere la destinazione turistica. Come potete vedere da questi pochi dati che vi ho portato relativi all'anno 2011, come potete vedere le persone che i prodotti che vengono acquistati online sono principalmente prodotti legati al viaggio e servizi correlati. Per esempio, credo che qualcuno di voi arrivi da fuori e chi arriva da fuori molto probabilmente avrà acquistato un biglietto del treno online oppure avrà acquistato una camera d'albergo su Booking. Quindi questo dimostra quanto i servizi turistici siano venduti sempre meno tramite le agenzie di viaggio e sempre più online. Le persone che acquistano servizi turistici o prodotti turistici online sono passati dal 2008 al 2011 da 7 milioni addirittura a 15 milioni, è un campione italiano. Quindi questo dimostra appunto quanto la rete, quanto internet stia diventando importante per il turismo. Infatti, come potete vedere in quest'altra classifica, si acquistano sempre più di prodotti online, ma soprattutto dove vengono prese le informazioni per fare l'acquisto? Vengono prese online dai siti internet, delle agenzie di viaggio, da Booking, da TripAdvisor, dagli enti del turismo, e quindi ci sono sempre meno persone che chiedono informazioni alle agenzie di viaggio, sempre più persone che prendono informazioni online, e soprattutto stanno crescendo le persone che prendono informazioni dai blog e dai social media. Questo perché? Perché le persone amano parlare del loro viaggio. Alle persone piace andare in giro, postare delle foto, raccontare le loro emozioni e quindi dire a tutti gli altri quello che hanno fatto, quali sono state le loro esperienze, anche perché, diciamocelo, il viaggio è la parte bella dell'anno, insomma, lavoriamo 360 giorni all'anno, 5 giorni concediamoci, no? Divertiamoci. Quindi quello che veniva fatto prima, cioè si tornava a casa e si raccontava guardate cosa ho fatto di bello, adesso viene postato sui social network. Io credo che tutti di voi abbiate almeno postato una foto di un vostro viaggio su Facebook. Non ci credo se mi dite di no, qualcosa avrete pur messo. E quindi la voglia di raccontare agli altri quello che si fa avviene tramite un'immagine su Facebook, ma avviene anche tramite dei blog, oppure tramite TripAdvisor. E tutto questo accade al di là di quello che fa la destinazione turistica. La ragazza che scrive su questo blog ha scritto semplicemente perché è venuta a farsi un giro nelle Langhe e racconta quello che lei ha fatto. Oppure su TripAdvisor si è aperta una discussione, o meglio, un utente chiede, c'è la fiera del tartufo, che cosa si può fare di bello? E gli utenti rispondono. Quindi delle destinazioni turistiche, del turismo e di tutto quello che c'è da fare, non necessariamente se ne parla perché la destinazione turistica ne parla, ma perché è il turista che ne vuole parlare. Quindi quello che dobbiamo fare noi come destinazione turistica è utilizzare quello che fa l'utente e amplificare la portata delle informazioni che vengono date. Infatti la presenza la presenza sui social della destinazione turistica è sì importante, ma non è importante essere semplicemente presenti. Quello che è importante è la qualità dell'informazione, la qualità dell'interazione. La presenza sui social non è soltanto una vetrina, ma deve essere uno strumento attraverso il quale creare conversazione o comunque attraverso il quale stimolare la conversazione tra gli utenti e con gli utenti. Vi faccio questo esempio che abbiamo fatto. Insomma, questa è una foto che noi abbiamo postato quest'autunno. Sì, vista di qua in verità fa un po' schifo, sembra una pietra, sì, è brutta, però è un tartufo, ve lo assicuro. E voi adesso non li potete vedere quei piccoli dati, però abbiamo postato questa foto il 5 ottobre. Dal 5 ottobre più o meno fino alla prima settimana di novembre abbiamo ottenuto 7.990 like, 1.390 commenti e 1.778 condivisioni. Quindi questo vuol dire che noi abbiamo postato una semplice foto e le persone hanno iniziato a parlare, hanno iniziato a raccontare quanto è buono il tartufo, quanto non è buono perché a qualcuno non piace, perché sa di aglio, perché voi non sapete quanto è buono sui plin. E quindi, insomma, hanno creato contenuto. Questo e i numeri che ci sono scritti lì sono sì interessanti, sono importanti per noi, ma quello che è ancora più interessante è che tutte quelle persone che hanno commentato hanno fatto sì che altre persone
fossero raggiunte da questa comunicazione. Quindi quello che sta succedendo, soprattutto nel turismo, è che quello che era prima il flusso della comunicazione normale, standard, cioè la DMO, la destinazione turistica, parlava al turista, quindi dava l'informazione dicendo venite che siamo belli e che siamo bravi, adesso non funziona più. O meglio, funziona, sì, però bisogna creare un'interazione con il turista. Quello che è cambiato fondamentalmente è quello che è cambiato è questo. Cioè la destinazione turistica continua a essere al centro della comunicazione, però ci sono due aspetti innovativi che sono la bidirezionalità dell'informazione, quindi la destinazione turistica parla al turista ma è il turista che parla alla destinazione turistica, in più c'è il locale, cioè la persona che abita in quei posti, la persona che abita e che parla, dà dei suggerimenti al turista, dà anche dei suggerimenti a noi dicendo quello che non funziona o quello che loro pensano. Quindi quello che noi dobbiamo fare non è l'essere degli editori dell'informazione o comunque essere editori della comunicazione, ma noi dobbiamo coordinare tutta la comunicazione e tutto quello che viene creato intorno alla destinazione turistica. Grazie, se volete venirci a trovare su Facebook e su Twitter vi aspettiamo.